la partitocrazia, il regime partitocratico, per confondere, per illudere, per negare, distruggere la verità in relazione a tutti i fatti di pubblico dominio e che arrivano alle orecchie degli ascoltatori e dei cittadini e delle persone. Per cui anche una parola detta o due parole messe insieme, un testo inserito in un contesto, il pacchetto volontariamente e involontariamente inseriti in un canale che arriva a ma anche 5 milioni di persone, scatena un effetto che è non solo prevedibile ma deve essere previsto, per cui si deve avere la responsabilità di l'obbligo di fornire un'informazione corretta, corrispondente a verità, perché noi nel nostro preambolo allo Statuto del Partito Radicale abbiamo il non uccidere come imperativo politico, morale, che poi è quello cristiano, ma fra i comandamenti c'è anche non proferire falsa testimonianza, cioè non proferire falsa testimonianza, quindi la falsa testimonianza in malafede deve essere, è l'arma, e quindi in malafede o in buona fede? Per cui è un documento quello importante, perché è la prova scientifica di come l'informazione è il canale attraverso il quale la politica e la vita sociale arriva agli occhi di chi ha orecchie. Quindi poi c'è stato quel video, c'è stata quell'esperienza che comunque io ovviamente quei due o tre giorni erano stati particolarmente tesi, perché tutti si erano detti la valanga di merda, gli insulti, chissà quanti voti abbiamo perso. Invece poi qualche giorno dopo era uscito questo sondaggio di Crespi in cui lui analizzava, non è che faceva lui il sondaggio, lui analizzava tutti i sondaggi in cui la lista Marco Pannella o Pannella appariva fra i quesiti dei sondaggi, in tutti i sondaggi del mese precedente, in quella rilevazione, il valore era raddoppiato in percentuale, per cui per quello che valgono i sondaggi, però comunque vuol dire che quel campione si è raddoppiato in ogni caso, poi può essere un campione di 1000 persone, però è appunto la prova del fatto. E perché? Perché quel video ha raggiunto, è stato potremmo chiamarla la pietra miliare dell'attività telematica italiana, magari dopo Agora Digitale, dopo quelle prime esperienze, però è stato veramente una piccola cesura, perché con il lavoro giornalistico e di veramente giornalismo che è quello che lo fa evolvere, con quell'idea apparentemente semplice è arrivata quel documento, è arrivato a milioni di persone che si sono trovati di fronte ad un bivio, perché o si aveva un'informazione soddisfacente, per cui la persona vedendo quel video riusciva a farsi un'idea chiara di da che parte stava, perché puoi dire Pannella, poi lui stesso l'aveva detto, io lo faccio per provocazione, ma per provocare il dialogo e il dibattito, e soprattutto lui nella manifestazione, nel video si sente, è un po' basso però si sente, che lui dice io faccio quel che faccio e ne rispondo di fronte alla gente, ed è quello che letteralmente ha fatto, perché è andato a rispondere di fronte alla gente.
avendo conosciuto qual era stata la reazione della gente su quello che si presumeva i radicali, la delegazione radicale o Pannella stesso, però Pannella non è parlamentare, avesse fatto quel giorno lì. Quindi, poi come si spiega quel dato che raddoppia? Si spiega con il fatto che quel documento, essendo arrivato a milioni di persone, Marco Pannella intanto è stato, diciamo, c'è stato anche soltanto interno, nel chi ha visto quel video, c'è stato, ha provocato delle domande. E quindi ha provocato il ragionamento, che è proprio quello che si cerca di ammazzare in quel tipo schifoso di dibattiti, di tra virgolette dibattiti politici che si fanno in TV. Per cui se si prendono due video e si vede un dibattito politico, un dibattito sull'economia negli Stati Uniti, un dibattito sull'economia a Ballarò, c'è da ridere se non da piangere. Io preferisco ridere, però, perché lì veramente c'hai il giornalista che è una belva che ti divora, perché ti deve, ed è giusto che faccia le domande che mettono in difficoltà e che anche rompono il cazzo al politico, a quello che è, e il politico deve stare a mille per affermare la sua posizione in modo credibile, in modo chiaro. A Ballarò ha ragione Pannella, è un metodo, diciamo, più che Ballarò forse Santoro proprio, cioè, è un metodo, è una poi magari anche diciamo inconsapevole, però per sostrati culturali è un modo goebbelsiano di fare virgolette informazione, perché loro si ritengono i detentori della libera informazione, della libera stampa. Prima la libera stampa, okay, lo è tuttora, però c'era la libera stampa, cioè Repubblica, quello che era. C'è sempre chi ha rivendicato a destra e a sinistra di essere il detentore, no, della, per cui la libera stampa è, come dico io, no, la libera stampa è libera, sì, ma con la libertà ci deve essere responsabilità, perché non puoi pensare di fare informazioni dicendo, allora, o fai satira o fai non so, film noir, oppure fai informazione sulla base delle questioni sociali che si presentano al dibattito politico. Poi che nel dibattito politico, per un motivo o per un altro, per esempio non si parli minimamente, per quanto riguarda l'Italia, della bancarotta, parentesi, fraudolenta della giustizia, non vuol dire che è puro conformismo se un giornalista non si degna di porre delle domande anche. Ci fosse stato, ne ho visto uno mesi fa, ma su un sito qualsiasi di internet, oppure ogni tanto il Corriere sì lo fa, ma veramente degli studi su che cosa ne pensa di questa agenzia, la gente, come li fa, come è uscito fuori quello sul testamento biologico dell'Eurispes, mi sembra, sì. Per cui la percentuale a favore del testamento biologico mi sembra fosse su 60, 70 o forse anche di più. Io non ne ho visti, sinceramente, posso essere ignorante io, però, e questo è un esempio, ma il proibizionismo, tutti tra l'altro appunto i temi che si sono discussi fino ad oggi in questo congresso, quindi da qui bisogna ripartire per portare quel dibattito ovunque, perché adesso non è che c'è pure solo internet. Io stesso sono il primo a dirmi perché diciamo è anche una mancanza anche e soprattutto mia, però bisogna tornare anche a parlare direttamente, perché stare sul territorio, tanto bella cosa, stare sul territorio vuol dire stare per strada, vuol dire fare i tavoli, vuol dire, ma anche passare un giorno, mezza giornata alla settimana e portare, alla fine, che è quello che pensi, alla gente in forma scritta, in forma. Poi oggi
quello può essere connaturato al fatto che fai le stesse cose su internet e viceversa. Però pensare di fare la battaglia su internet, per, voglio dire, come Maurizio Turco ha detto all'assemblea precongressuale che c'è stata a Piacenza. Piacenza, sì, a Piacenza il 26 novembre mi sembra, chiudendola ha detto ah sì sì c'è internet che ti fa avere 500.000 amici che però poi non, su cui poi non puoi contare nemmeno su uno di quelli, no? Cioè, ha detto così, però se l'iniziativa su internet poi è il primo passo per stabilire il contatto, il, per stabilire il dialogo, anche se in un primo momento è unilaterale con il pubblico, va bene, però poi ci deve essere il secondo passo, il terzo e il quarto, perché sennò ci si trova sempre, insomma, andare avanti indietro invece di un millimetro al giorno nella giusta direzione. Ok, ti ringraziamo Gabriele, Gabriele Di Battista, e gli diamo appuntamento su internet e ovviamente gli faremo vedere questa intervista. Va bene. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao.